Dettagli un italiano marito, un italiano fidanzato. Ah, un forse un marito e un fidanzato, visto che non ce li ho al momento. No, non per te. Globalmente è meglio un italiano che sia come figura di marito o come figura di fidanzato? Sai, non saprei, forse un amico, cioè un amico che può essere anche marito o fidanzato, nel senso basta che ci sia una relazione vera fatta di sentimenti e soprattutto di stima. Poi in generale, sai, è tutto uno stereotipo, nel senso quello che a me spesso dicono che sono esotica, invece sono italianissima, nata a Roma, anche molto somala. Il mammone può anche essere uno stereotipo, no? Cioè, dobbiamo stare attenti con le parole, cioè, non lo so. Però sicuramente, trapiantato da un'altra parte, una persona che sia italiana o un'altra, comincia a arrangiarsi, sicuramente. Io sono sempre molto, molto attenta, no? Perché lo stereotipo mi assale giorno per giorno, visto, no? Seconde generazioni nate in Italia. E penso che dobbiamo stare attenti a parlare di mammoni, di mamme. Cioè, il ruolo delle donne è anche molto, molto complicato. L'Italia purtroppo è ancora una società patriarcale e le mamme, non di adesso ma di prima, hanno avuto un'educazione patriarcale. È chiaro che è molto difficile rompere con la tradizione, però io vedo molte amiche che hanno rotto con questa tradizione. C'è stato il femminismo in Italia, sta tornando anche un nuovo tipo di femminismo molto più areo, meno opprimente, sì, ma sicuramente meno rigido, ma sicuramente più pratico, basato, no, sulla richiesta di asili, ma anche il diritto di essere mamme. Dunque io spero che proprio attraverso le mamme di oggi, le mamme che stanno partorendo adesso, si formerà una società migliore, almeno lo spero.